siamo con il dottor De Micco, neo arrivato nella nuova famiglia del Progredi Cutur Marcianise, che si avvia a vivere questa nuova stagione in Serie D. Le diamo innanzitutto il benvenuto, ma ovviamente le voglio subito far sgombrare tutti i dubbi che lei lo ha fatto già durante la conferenza stampa, ma che sicuramente volevano sentire con le proprie orecchie tanti tifosi marcianisani sul suo nuovo ruolo e sulle tante cose che sono state dette, magari sul doppio ruolo anche col Nola e che, con tutte le chiacchiere che sono state fatte, che magari lei anche vuole fare in prima persona, insomma. Io come abbiamo detto sono onorato di stare qui a Marcianise, io rappresento una cordata, un gruppo di amici che in questi anni abbiamo sempre fatto calcio insieme e negli ultimi 2 anni, come ho spiegato in conferenza, praticamente ci siamo dispersi. Sono voluti venire di nuovo con me, insieme a me, per fare un progetto nuovo. Il progetto che è stato fatto di mettere insieme questo gruppo di amici, quindi di portare un supporto, abbiamo mirato soprattutto a un rapporto alle persone. Quindi una volta individuato nella famiglia Danna una famiglia per bene, un calcio fatto come noi lo intendiamo, di sacrificio, di umiltà, ma anche di obiettivi in base alle nostre forze, non magari solo un calcio di prospettiva di quello che può essere e che non sia concretamente, ho ritenuto di creare un connubio tra questa cordata appunto di amici che hanno sempre fatto calcio e la famiglia Danna. Il mio sarà solo un ruolo di entrata in società, ma non vi è alcuna funzione operativa, in quanto, come è ben noto, io dal punto di vista sportivo ho già un impegno con la società Nola, dove lì faccio il direttore generale. È normale che il nostro direttore sportivo generale, come vogliamo intenderlo, Salvatore Danna, rappresenterà non solo la famiglia Danna, ma rappresenterà anche questa cordata. È un fidanzamento, speriamo di iniziare con quelli che sono i nostri propositi per un percorso importante. Marcianise è una piazza esigente, parlo soprattutto a livello di tifosi, ha vissuto lo scotto dell'epoca bizzarro con i fasti della C1 e poi un brutto risveglio, ha vinto un campionato di eccellenza, un grande primo anno di Serie D, l'anno scorso questo amore e odio con la famiglia Danna ha portato questo allontanamento dei tifosi, lei cosa promette per farli riavvicinare? Io credo che i tifosi sono l'anima del calcio, però penso una cosa fondamentale, il più grande tifoso di Marcianise sarebbe anche disposto di mettere parte della sua vita, anche economica, nel Marcianise, ma lo farebbe per 1 anno, per 2 anni, per 3 anni, a un certo punto si fermerebbe. Cioè, dobbiamo far capire che dietro il calcio ci sono sacrifici di persone e di famiglie e questi sacrifici devono essere rispettati. Io vorrei, presidente della mia società, sono tifoso del Napoli, io vorrei che il mio presidente mi garantisse un certo livello per tantissimi anni piuttosto che darmi un picco per 1 anno e poi essere magari costretto a fallire e non vedere più il calcio. Io voglio vedere il calcio ogni anno, speriamo che sia un calcio duraturo. Il calcio in Serie D a Marcianise credo che sia già un calcio importante e giusto, se poi riusciamo ad avere la collaborazione di tutti per le strutture sportive, quindi degli enti pubblici, dei tifosi come supporto, dell'imprenditoria locale e di qualche amico come posso essere io, che ci siamo appassionati a una famiglia, a un gruppo, può darsi che poi riusciamo attraverso un'opera di costruzione a creare qualcosa di più importante. Lei ha vissuto l'esperienza della Serie D già con il CTL Campania, portato dalla seconda categoria a degli ottimi risultati. Pochi giorni l'anno scorso all'Arzanese, quindi è un campionato che lei conosce abbastanza bene. Come lo vede quest'anno? Io credo che questo sia un campionato dove sia determinante creare un'identità. Chi scenderà in campo deve rappresentare Marcianise, deve rappresentare la società. Io non credo nel calcio delle figurine dove prendi un calciatore, uso e getta, l'anno prossimo è finita. Quello è un calcio che va a morire, che è anche rischioso, perché non crei un rapporto di fidelizzazione. Io credo in un calcio di fidelizzazione, che chi sta in campo mi deve rappresentare e che in questa fase di costruzione può fare anche cose straordinarie, come nel piccolo l'abbiamo fatto noi, che eravamo una piccolissima realtà e ci siamo trovati in Serie D. Con l'Arzanese è un discorso tutto a parte, iniziato il 12 agosto, terminato il 10 settembre, non credo che uno che abbia solo messo un contributo economico in 20 giorni possa essere poi responsabile di tutta quella che è stata purtroppo la disfatta di questa società. Un esempio fattivo in questo Marcianise è il mister Rosario Campagna, parlavo un suo esempio fattivo in questa società, un suo figlio.
più che altro Campana lo ritengo un allenatore determinante, perché riesce a ottimizzare quello che una società vuole, quindi c'è poco da dire. Io oggi ho avuto sempre attaccanti under per una questione economica, perché sappiamo che gli attaccanti sono quelli che costano di più. I miei attaccanti under, l'anno scorso c'è stato un attaccante che in eccellenza è stato capocannoniere come Borrelli, c'è stato un attaccante come Luazzini che voi avete conosciuto, ma io l'ho fatto esordire in Serie D e poi andare a Taranto, significa che aveva fatto molto bene con noi. Abbiamo avuto un attaccante come Maggio che oggi è tra quelli più richiesti, ex Sarnese, tutti under. Campana è riuscito ad ottimizzare questi calciatori, come ho fatto insieme agli attaccanti, ma le potrei fare di qualunque altri giocatori. Se forse dovessi dire qualche calciatore del Campania, non ne ricorderemmo nessuno, eppure il mister Campana è riuscito a rendere grande ciò che in realtà la società gli ha messo a disposizione per le sue forze economiche.